Sì, qui siamo al comune di Campomarino con il sindaco Silvestri. Quanto è l'importanza di questi piloti neri, Tuskegee Airmen, per questa città e il vostro popolo? È qualcosa che sta diventando molto molto importante perché ci rendiamo conto che spontaneamente vengono dei piloti neri adesso, anche adesso, che magari stanno ad Aviano oppure in altre, a Mendo, da altre parti, e vengono per Ramitelli, di dove c'erano i piloti di Tuskegee nella Seconda Guerra Mondiale. L'anno scorso un tour operator di Napoli ci ha chiamato dicendo: io so dove è Campomarino, ma vi dovete accompagnare a Ramitelli perché ho un gruppo di americani per cui l'unica tappa che fanno in Italia è a Ramitelli. Io prendo il pullman da Napoli, vi porto e mi dovete accompagnare a Ramitelli. Sono arrivati qui più di 30 persone dagli Stati Uniti per visitare Ramitelli e il quartier generale dove c'era il 132esimo gruppo, fighter group. Quindi è qualcosa che anche a livello non solo storico e culturale, ma anche a livello turistico ci può dare un ritorno di natura economica. Quindi è una cosa molto bella e è una cosa da perseguire assolutamente. Una base per di aeroporti in tutti i sensi. Nel secondo dopoguerra, negli anni 60, c'era in costruzione un altro aeroporto, proprio dove abito io, dove c'è casa mia, c'era in costruzione un aeroporto militare. Invece è successo che questo aeroporto non fu completato perché ci fu la crisi di Cuba, dei missili cubani, sovietici. E nella trattativa per la risoluzione della crisi, Khrushchev chiese anche che non venisse completato l'aeroporto militare a Campomarino. Quindi questa è un'altra storia per iniziare a dare la giusta importanza a tutto quello che è stato dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, dei Tuskegee e della loro lotta contro la segregazione razziale, che qui hanno avuto, diciamo, una prima vittoria, perché per la prima volta furono impiegati, come voi tutti sapete, nei combattimenti aerei. In altre circostanze venivano utilizzati soltanto come piloti per appoggiare, che ne so, spedizioni commerciali Thank you e quant'altro. very much. Thank you. È un importante, diciamo, sito storico perché durante la Seconda Guerra Mondiale il 332esimo Fighter Group è stato di stanza in quest'area. La parte che noi vediamo, che io ho alle spalle, è la parte dell'Headquarter, dove c'erano tutti il comando dell'intero campo. In realtà il comando è dietro queste, il campo di aviazione è dietro queste colline, in fondo, in una valle, quasi al confine con la regione Puglia. C'è un torrente che è il Saccione, che divide, diciamo, la regione Puglia da quella del Molise. È proprio sulle pianure di questa, diciamo, terra che confina con la Puglia, c'è questo campo di aviazione. Sappiamo tutti che durante la Seconda Guerra Mondiale, per prima in quest'area, non fu sconosciuta quest'area per quanto riguarda i primi piloti neri dell'aviazione statunitense, perché a Madna vennero per primi il 99esimo Fighter Group, che fu il primo gruppo che era insieme al 79esimo Fighter Group, scusatemi, era il 99esimo squadrone dei Tuskegee, che era insieme al 79esimo Fighter Group americano, che dava copertura aerea all'ottava armata che avanzava sul fronte orientale della campagna d'Italia. Quindi è un ritorno dei piloti neri in questo territorio, che si conclude con il 332esimo Fighter Group a Ramitelli. Questa è l'importanza storica, ma la cosa ancora più bella di quest'area è che per l'ultima volta erano insieme, separati per l'ultima volta, diciamo, sui campi di battaglia,
erano neri e bianchi per l'ultima volta separati in quest'area. Quindi i bianchi del 52esimo Fighter Group e i neri del 332esimo Fighter Group. Alla fine della guerra tutto questo non ci fu più, perché ci fu, diciamo, la segregazione razziale fu abolita, pare di rilevamenti sul territorio, e qui io li ho accompagnati personalmente. Sono venuti qua, hanno fatto le riprese, io ho dato loro molta documentazione del territorio, anche quella che era, diciamo, quali erano i luoghi, quali erano, diciamo, i place importanti da mettere nel film. Questo naturalmente in modo tutto gratuito, è lo spirito che mi accompagna da sempre. E poi c'è persona che hai conosciuto il suo lavoro in persona, era ora il nuovo capo stato maggiore di tutto l'esercito militare, C.Q. Brown, un pilota afroamericano, e che è stato anche comandante Aviano, che lui è molto, ha preso molto in cuore questo Ramentelli, anche il vostro riconoscimento del loro contributo alla guerra, che era singolare, una cosa della storia americana, anche storia mondiale. È molto importante anche questo che tu stai dicendo, perché c'è questo legame, questa storia che ci accomuna tra l'Italia e gli Stati Uniti. È una cosa bellissima, perché adesso c'è questa voglia di riscoprire il passato, grazie, diciamo, all'aiuto di molti, anche delle persone del posto che hanno vissuto insieme ai piloti neri e ai piloti bianchi, oggi abbiamo dei ricordi indelebili, e quindi abbiamo potuto riportare alla luce non soltanto la storia di questi piloti neri e bianchi americani, ma anche quelli britannici e italiani.